Panoramica orizzontale, sempre naturalmente per chi non sa come si fa, andiamo a cercare nelle funzioni dello smartphone come il tasto che ci permette di attivare la ripresa in modalità panorama e poi eseguiamo la nostra ripresa. Funziona con il pigiare questo tastino, questo riquadrino dove c'è la freccettina, e muovendoci lentamente riprendiamo da sinistra a destra la visione a 180 gradi o anche di meno se vogliamo fermarlo prima della nostra scena. Quindi si vedrà fino a un certo punto sempre per colpa dei riflessi. Comunque facciamo partire, abbiamo la direzione della nostra ripresa, facciamo partire la nostra ripresa che genera man mano che ruotiamo la nostra visione panoramica, quindi la vediamo quello che stiamo facendo, e naturalmente dipenderà che cosa abbiamo davanti e che cosa vogliamo che si veda. Possiamo fermarla anche prima del risultato finale, cioè prima di arrivare in fondo, e vedremo poi, in base al tastino che andiamo a pigiare qua, che cosa è successo e come siamo riusciti a riprendere la nostra scena. Possiamo estenderci per 180 gradi se ci sono le condizioni, possiamo farla più corta se magari non c'è qualcosa di gradevole da vedere, possiamo fare quello che ci pare divertendoci e realizzare immagini particolari.